sorelle e fratelli, il Signore vi dia pace. Siamo giunti in questa 30ª domenica dell'anno B e la liturgia di oggi, il Vangelo, ci presenta la bella figura di Bartimeo, figlio di Timeo, un cieco che sedeva a mendicare sulla strada di Gerico. Sente che Gesù sta passando e invoca: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Nonostante le rimostranze dei discepoli di Gesù, questo viene portato di fronte al Signore, il quale gli chiede: cosa vuoi che faccia per te? Signore, rabbunì, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. A una prima lettura, questo brano è molto semplice. Gesù guarisce una persona cieca. Una persona cieca la quale però ha avuto la capacità di saper riconoscere in Gesù il Salvatore, il figlio di Davide che stava venendo. Molti abitanti di Gerico lo stesso giorno, pur vedendo benissimo, non hanno saputo riconoscere Gesù. Ecco, c'è una cecità, ci viene detto dal Vangelo. C'è una cecità che può essere fisica, ma che può essere anche e soprattutto morale, spirituale. E da questa cecità ciascuno di noi ha bisogno di essere guarito, di essere salvato. Per fare questo occorre fare ciò che ha saputo fare Bartimeo. Dice il Vangelo, quando Gesù lo chiama, lasciò lì il suo mantello, gettò via il suo mantello. Questo è un particolare importante perché il mantello, soprattutto nell'Antico Testamento, era l'unica sicurezza del viandante. Con il mantello ti coprivi dal freddo della notte nel deserto, il mantello ti proteggeva dal sole cocente. Bartimeo sa gettare le sue sicurezze, le sue false certezze, per andare incontro a colui che salva davvero. Se vogliamo davvero vedere, anche noi, forse ciò che dobbiamo saper fare è gettare via i nostri mantelli, le nostre piccole sicurezze a cui ci ancoriamo, ci aggrappiamo, per saper andare incontro a colui che salva veramente. Ma c'è un ultimo particolare con cui mi soffermo su voi. Questo tale viene guarito non in un momento qualunque, ma viene guarito a Gerico mentre Gesù è sulla via per andare a Gerusalemme. Nel Vangelo di Marco Gesù entrerà a Gerusalemme una sola volta e lì verrà acclamato come il re. Come Bartimeo chiama Gesù figlio di Davide, ovvero il nuovo re. Dovete sapere che poco prima della caduta di Gerusalemme, nel VI secolo a.C., l'ultimo re di Gerusalemme era scappato, ma venne catturato e venne casualmente accecato. Dove? Esattamente a Gerico. Allora qui noi ora abbiamo una nuova figura, un nuovo re che sta entrando, un re che non solo ci vede benissimo, ma che è in grado addirittura di dare la vista. Questo re, questo nuovo re, Gesù, da Gerico salirà verso Gerusalemme per prendere il suo trono, per vivere nella sua gloria, un trono che è il trono della croce. Bartimeo lo seguirà, senza il suo mantello, lo seguirà sulla via della croce. Bartimeo siamo tutti noi, che abbandonate le nostre sicurezze, dobbiamo saper seguire il Signore Gesù anche quando questo ci chiede di portare la nostra croce, anche quando questo ci chiede di rinunciare alle nostre sicurezze, di incontrare le nostre paure. Ma la paura non può averla vinta su di noi, perché noi sappiamo di avere un compagno sulla nostra strada, Gesù, il nuovo re, il vero re, il re di gloria, il re che è venuto per farci vedere ciò che conta davvero per una vita bellissima. Sorelle, fratelli, il Signore vi dia pace.